Eccoci in questo nuovo tutorial dove spiegherò come esportare un video con quattro canali audio. Allora, solitamente questo non è una prassi che viene fatta da tutti perché solitamente quando si esporta un video, il video ha due canali audio. In questo caso a noi ci interessa che ne abbia quattro. Questo quando succede? Quando molto spesso sono canali televisivi o esigenze che ci chiedono di avere quattro differenti tracce audio sul nostro video. Per prima cosa andiamo a crearci una nuova sequenza. La sequenza, in questo caso potete usare, io userò una sequenza DSLR 1080p25. La cosa importante sono le tracce. In questo caso noi andiamo sul master a dire che vogliamo una traccia multicanale, con quattro canali audio, ne aggiungerò anche uno qui. Andiamo a spuntare tutte quelle che sono le nostre opzioni all'interno dei selettori. Diciamo che la traccia deve essere mono, perché così viene richiesto dal canale, e le assegnazioni dell'output in questo caso diamo al canale 1 e 2 sulla prima traccia, canale 1 e 2 sulla seconda linea audio, 3 e 4 sulla terza, 3 e 4 sulla quarta. Salviamo il predefinito, se vogliamo poterlo riutilizzare svariate volte successive senza doverlo ricreare, io l'ho già fatto, quindi do ok. A questo punto io ho la mia bella sequenza sulla quale vado a importarmi due tracce video. Le apro pochino ingrandisco per farvi vedere meglio. Allora, in questo caso le mie due tracce sono due tracce col medesimo video, identiche, una è solo audio effetti, la seconda audio effetti e voce. Allora, queste come avete visto sono due tracce con due canali audio. Andiamo a scollegare i nostri file, eliminiamo un video e ci portiamo queste due tracce audio su questi canali. Se io non avessi impostato la sequenza a quattro canali, andando a esportare questo tipo di situazione, con quattro tracce audio, che cosa succedeva? Che l'esportazione mi sarebbe venuta con due canali, quasi sicuramente stereo, dove c'era tutto un mix di quello che c'era su tutte le tracce della timeline. In questo caso invece io vado a esportare, esporterò nel preset richiesto dal canale che è un 422 Apple ProRes, 24 bit. La cosa importante adesso sono i canali di output. Io dirò che voglio canali mono, in maniera che posso aggiungere fino a 4 canali che avevo selezionato all'inizio e li voglio separati. Dove vado a esportarmela? Decido dove esportarla e esporto. Io l'avevo già creata in precedenza, a questo punto io mi vado a riprendere la mia bella sequenza esportata. E come per magia è esportata con quattro canali audio. Visto che io non ho un'uscita a quattro canali, io sentirò solo i primi due. Infatti non sento la voce. Ma se io nuovamente vado a scollegare e mi prendo la traccia 3 e la traccia 4 e me le porto qua, io avrò qui solo audio e qui audio e voce. Quindi siamo riusciti a esportare la nostra traccia a quattro canali come richiesto dal canale televisivo. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial.